Sul set eravate praticamente tutta la tua famiglia. Questo ti ha agevolato in qualche modo nella recitazione del tuo primo film? O magari a volte ti ha un po' inibito, ti ha reso un po' intimidita? Mi ha agevolato un sacco perché sapevo già come rispondere, comunque litigate con mia sorella e sono quotidiane, quindi sai come rispondere a tua sorella. Una scena dove devo fumare con mio padre, quella mi ha detto Jonas, no, ti prego, ho troppo paura perché anche, cioè, ovviamente io non fumo. È stato pure difficile imparare a fumare, tutte queste cose qui, e fumare da fronte a mio padre è stato bruttissimo, anche perché mio padre è uno molto esigente su queste cose. Però quella è una scena bellissima, guarda, Sì. mai anticipato perché è proprio la scena in cui loro diventano pari. Non c'è più padre e figlia, ma ci sono due persone che si incontrano Esatto. e due personalità che scendono alla pari. Io e mio padre abbiamo lo stesso carattere, infatti abbiamo un sacco di scontri io e lui, però ci vogliamo un sacco di bene anche se non lo dimostriamo e appunto è quello il carattere, è impossibile non litigare con una persona uguale a te. Che messaggio credi comunicherà ai giovani come te il percorso del tuo personaggio di Chiara? Ovviamente magari quelli che non la vivono, di appunto buttarci un occhio in più, non magari giudicare solo perché il padre vuole fare questo, ma no, magari capisci, come mio padre dice nel film, loro la chiamano mafia, noi la chiamiamo sopravvivenza. Lui lo faceva perché in quel momento non c'era lavoro e quindi per portare quei soldi alla famiglia faceva quel lavoro, l'unica opzione che c'era. Infatti lui dice per me è sopravvivenza, però anche Chiara è una sopravvissuta in Esatto. un'altra maniera, lei sceglie di sopravvivere in un'altra maniera. Chiara sceglie di comunque poi evadere appunto dal paese che è Gioia Tauro per secondo me vedere anche cosa c'era fuori, non lo so. Chiara poi dopo tutto il percorso del film è un'altra persona. Chiara come Suami, anch'io grazie al film sono cresciuta tanto. E il tuo invece? Vediamo, io vorrei un po' continuare perché mi è piaciuto un sacco questo mondo e spero appunto di avere l'opportunità di continuare. Ci sono grandi sparatorie, che poi alla fine è un racconto molto veritiero, perché fanno bene al cinema, ci aiutano a vendere, però in realtà forse quello che si nasconde dietro la vita dei mafiosi, tra virgolette, è proprio questo, no? Hai Sul detto la bunker cosa sotto giusta. casa, cioè. È esattamente così, cioè, nel senso che noi, cioè, spessissimo, se, in ogni racconto ci sono sparatorie, cose del genere. Io, in 10 anni di Gioia Tauro, non ho mai visto una sparatoria. Neanche Swami, che vive là da 16, da 17 anni ormai, perché ha 17 anni. Quindi per noi è molto importante, cioè, dire, non negare il fatto che questo mondo appartiene al tessuto sociale di Gioia Tauro, però di far vedere veramente come i strascichi di questo mondo toccano le famiglie che sono coinvolte, ma solo fino a un certo punto. Quindi è proprio per questo, non fare il racconto troppo stereotipato, ma dare più spazio alle esperienze vere delle persone che ancora vivono, che ancora appartengono a quel tessuto sociale. Ti hai deciso di raccontare questa storia attraverso un adolescente. Come pensi che verrà recepito dagli adolescenti il percorso di Chiara? Spero bene, Chiara prende tanto del suo personaggio da Swami, quindi credo, spero che ci sia una verosimiglianza assoluta nel punto di vista di un adolescente, perché appunto ci abbiamo cercato in tutti i modi di dare più spazio possibile alla vita vera di Swami, le sue amiche e la sua famiglia. Quindi spero sia questa la cosa che arriva alla gente, no? Che è un racconto che è radicato in un punto di vista che assomiglia, rispecchia veramente come vivono i calabresi di quell'età in questo momento. Questo è proprio il racconto, no? Di far capire anche quel momento in cui i ragazzi trovano la propria bussola morale, no? Nel senso che i ragazzi ora come ora hanno a loro disposizione tante fonti di informazione e riescono a orientarsi da soli, non è che appartengono a questo mondo arcaico, no? Appartengono a un mondo globalizzato e quindi sono attrezzati per affrontare questi temi anche difficili in modo loro.